Avete mai sentito parlare della dieta portfolio? Si tratta di una dieta basata sull'assunzione di alimenti vegetali che garantisce di regalare una forma fisica perfetta, ma non solo. I vantaggi: riduce molti fattori di rischio cardiovascolare, inclusa la pressione arteriosa, i trigliceridi e l'infiammazione. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Toronto nell'ambito di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Progress in Cardiovascular Diseases. Ma capiamo meglio di che si tratta. La dieta portfolio non solo riduce il colesterolo cattivo di circa 30%, se associata a un'alimentazione con pochi grassi saturi, ma riduce del 13% il rischio complessivo di cardiopatie coronariche, inclusa l'angina pectoris e l'infarto. Sapevamo che la dieta portfolio riduce il colesterolo LDL, ma non avevamo un quadro completo sugli altri benefici che può apportare, ha fatto sapere John Sieven Piper del Dipartimento di Scienze Nutrizionali dell'Università di Toronto. Questo studio fa chiarezza sui vari effetti che questo regime alimentare può avere sulla salute. Come si legge su Repubblica, i ricercatori hanno condotto una meta-analisi mettendo insieme i risultati di 7 studi clinici che coinvolgevano 400 pazienti. E hanno capito che i fattori di rischio specifico variano dalla riduzione del 2% per la pressione arteriosa al 32% per l'infiammazione. Ora però veniamo al dunque, e cerchiamo di capire cosa sia la dieta portfolio. Si tratta di un regime alimentare che prevede l'assunzione di 2.000 calorie al giorno, ed è basata su 4 componenti principali: 45 g di noci, 50 g di proteine vegetali come soia o legumi, come fagioli e piselli, 20 g di fibre solubili viscose provenienti da avena, melanzane o mele. Ma non è finita. A tutto questo vanno aggiunti 2 g di steroli vegetali, ovvero quelle sostanze naturali che inibiscono l'assorbimento del colesterolo. Questa dieta, ha aggiunto Sieven Piper, può aiutare a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo, ma migliora anche i lipidi e la pressione, oltre ad abbassare l'infiammazione. Lo stesso non si può dire per i farmaci, che spesso producono degli effetti collaterali. Ma perché la chiamano portfolio? Uno degli aspetti positivi di questa dieta, ha spiegato Sieven Piper, è che i suoi effetti sono cumulabili. Questo significa che adottare anche solo uno dei 4 componenti è meglio di niente. Proprio per questo la chiamiamo dieta portfolio. Secondo Jenkins, l'infiammazione gioca un ruolo importante nelle malattie cardiovascolari, ma più di recente è stata collegata anche ad altre patologie, per esempio il cancro. Specialmente nei casi di leucemia linfatica cronica e cancro alla prostata, ridurre l'infiammazione può prolungare notevolmente la vita di un paziente, ha detto. Alcuni genitori stanno facendo seguire la dieta portfolio dai loro bambini. I fattori di rischio cardiovascolare possono essere molto alti anche nei bambini, e stiamo imparando che un intervento precoce sul loro stile alimentare è fondamentale, ha concluso Sieven Piper.